strada che vi strappate i capelli, che fate delle gravidanze isteriche e tirate fuori tutta l'energia. Vieni, 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 guarda, senti, senti il boato, eh. E signori, Sara Malagna e Simone Gallo! A me piace la spontaneità di questo pubblico, veramente. Buonasera a tutti! Sara, Sara! Grazie! Simone Gallo! Ma che bello, ragazzi, questa è la prima serata che facciamo, che ha voluto fortemente Aido insieme a Radio Free Music Web, dove diciamo tutto, una grande serata di solidarietà, musica, cantanti emergenti, ospiti, c'è veramente di tutto. Questo l'ha voluto Aido insieme a Radio Free Music Web. Un bel applauso! Prima di tutto vorrei parlare di Aido. Io sono iscritta già ad Aido dal 2019, perché quindi non in occasione di questo evento, bensì perché conobbi una persona che si è salvata la vita grazie proprio a un gesto di donazione. E da quel momento Aido ha fatto sempre parte e fa tuttora parte della mia vita, quindi per questo io sono ancora più onorata stasera di essere con noi. Cosa... Sei legata allora. Molto. Tra l'altro Aido nasce il 26 febbraio del 73 a Bergamo come donatori organi bergamaschi, e il prossimo anno sai che cosa succederà? Che succede? C'è il 50° anniversario. Bello, 50 anni. E ci saranno molteplici eventi. Poi fate applausi a posizione quando non sapete che fare, battete le mani, anche per vicino, come volete. Radio Free Music Web invece nasce nel 78, proprio a Segrate, diventa una radio regionale, trasmessa su FM, e poi nel 2020, perché nel frattempo il suo ideatore Ignazio fa altre cose, ma nel 2020, durante la pandemia, la riprende, la rilancia, aggiunge la dicitura web perché va in onda online. Un applauso a Radio Free Music Web, al premio di 105 International, per fare proprio il fatto. Comunque mi sono grande da ringraziare per la collaborazione, ringrazieremo anche dopo, però ci tengo a dire un'altra cosa di Aido, che Aido comunque diffonde la cultura della donazione di organi, cellule e tessuti, e quindi all'uscita di oggi potrete eventualmente, se ne sentirete così la generosità di farlo, potervi iscrivere assolutamente in maniera gratuita, perché già donare, cioè già scegliere di far parte della famiglia di Aido è un gesto che non ha, diciamo, nessun costo, ha un valore immenso. Certo. Bravo. Ma io faccio questo e voi partite. Allora dobbiamo ringraziare coloro senza i quali tutto questo non esisterebbe, ossia i nostri preziosissimi sponsor. Voi partite con un applauso e noi li elenchiamo. Allora, via un applauso! Vinti Centrali, Pizzeria Fonderia, AFX Group, Isola dei Sapori, Ristorante, Ducati, Home Automation, Ludoteca, Jungle Park, Agenzia Matrimoniale, Immobiliare, Marino, Service, Casa Fox, Segrati con UGSRL, e poi... Robotica Giovanni, Assicurazioni Generali, Mustard Calo, Prestampa, Capelli Fatati e naturalmente Beauty Flower e Glamour e Stylist per il tutto. Buono, è fortissimo! Gli sponsor, senza gli sponsor non faremo niente! Ma vogliamo cominciare? Però prima devo dire una cosa. Un'altra cosa. Allora, sì, l'ultima, poi cominciamo veramente. Simone, allora, purtroppo stasera qualche artista non ha potuto venire per motivi personali, motivi di lavoro, e quindi non è potuto venire. Magari qualcuno che era in locandina che non vedrete, non durante vedrete, la serata. Ma quindi li salutiamo sperando di averli in una prossima edizione. Ma certo, ma li vediamo un'altra volta, un'altra occasione. E salutiamo e abbracciamo con enorme affetto Sergio Sironi, il comico e l'attore. Grazie, un applauso. Vittorio Poli, Gin e Nelson. Però l'anno prossimo ci saranno. Chissà, se li vogliamo, no, spesso, no, no, magari so. Vogliamo partire, perché sì, qua ci sono dei ragazzi giovanissimi, bellissimi. Belli poi, eh. Sono anche bellissime, cioè sono siamo. Ma belli e bravi. E adesso ne arriva una così, ma veramente. Vai. È una piccola. È una tua amica, no? È una mia amica, sì. In effetti è vero, viene da Firenze e quindi do il benvenuto da fare un applauso alla nostra mascotte fortissima, Giulia Mosca! La prima cantante tascabile, signori. Ciao Giulia. Ciao. Ma quanto sei stupenda, Giulia, quanti anni hai? 10, ho 10 anni. Hai già preso la patente? No. Risposta esatta, hai visto la risposta? Perché canti, Giulia, perché?
Beh, diciamo che è sempre stata la mia passione. Ah, lui è sempre stata la mia passione. Ma chi lo vogliamo dedicare questa serata, Giulio? Alla mia famiglia. Allora, posso fare un... Mi posso accodare? Ho mia mamma. Mi accodo? Ho mia mamma in pubblico e mia cugina. Dedico loro la questa serata, mia mamma e la mia famiglia che sono da salutare. Io ho dei cugini di terzo grado che non vedo da 10 anni. Saranno forti. Ragazzi, Giulia, che cosa ci canta? Ragazzi, canta una canzone, no, ragazzi, non difficile, di più. Canti... Fai il rumore di Deodato. Fate un applauso di Deodato. Vogliamo sentire Giulia? Giulia! Aspetta, aspetta, fare partire, non far partire. Fermi. Devo mettere il cappello. Il cappellino al microfono. Fai un applauso intanto. Mettiti l'applauso. Grazie. Giulia Mosca, Giulia! Con Fai rumore, via! Vai! Giulia, questi fiori sono per te. Come a Sanremo, abbiamo i fiori con voi.
per te una targa, come daremo a tutti i nostri artisti, a Giulia, grazie, perché è una parola talmente ricca che quando la si sente o la si pronuncia tutto magicamente si illumina. Grazie per la tua presenza e per la tua generosità, questo ha reso un nuovo successo di vita. Grazie. 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 Aido e anche Radio Free Music Web. Vuoi ringraziare anche il tuo manager? Sì. Dove sarai? Il babbo e la mamma. Ci sono, sì. Alzano la mano al babbo e la mamma. Eccoli. Eccoli, sono Giancarlo. Giulia, un altro bel applauso. Vai Giulia, grazie. Allora, mi dai questi, prendi questo. Io prendo questo. Tu prendi quello e rimango così. Ciao. Fantastica, fantastica. Brava. Bello, abbiamo cominciato fortissimo, ragazzi. Andiamo con la prossima, un'altra ragazza. Camilla! Vai Camilla! Ramoscio, ramoscio. Che bello, la mascherina per il gioco, che bello. Ciao Camilla, quanti anni hai Camilla? 19. Ah, non ce l'hai 10, va bene, non è niente. Non è spettacolare, se no. Dove sei? Di Cernusco. Qua vicino. Perfetto. E ci canti? Va tutto bene di Giulia Molino. Ti vogliamo ascoltare, basta, lo sai? Basta, com'è. Grazie. Sei emozionata, no, vero? Parla un po' tipo quando vai a fare le interrogazioni, no? Così. 1900. Però prendi un bel voto, secondo me. Sei pronta? Sì, sì. La vogliamo dedicare a qualcuno, Camilla, la canzone? Anche no, lo dico io. Al mio ragazzo. Qui? Sì. Dov'è? Visto che i neuroni si sono spenti un attimo. Si chiama? Cesare. Per Cesare. A Cesare! Un applauso a Camilla! Vai! Tú.
adesso è stato un standing ovation per Camilla. Hai visto? Ma me la rifate proprio un po'. Camilla! Grazie. Grazie. Grazie anche per la nostra parte e ringraziarti per essere stata con noi. Grazie di tutto. Grazie a te. Grazie. Siamo solo al secondo artista, ce ne sono 78, quindi prepariamo. Ah no, mancano due che non 76, giusto. Devo fare? Perché? Ah, è vero, devo mettere anche l'asta. Allora, intanto. Io faccio tutto. Fai. Intanto, mentre Simone. Ce la fai, Simone? Adesso fa noi così. Vai. Fate un applauso a Simone Gallo. Esatto, veramente difficile. Ehi, non ti ho chiamato, amico, faccio da solo. Un applauso Giovanni, un applauso Giovanni. Grazie Giovanni. Sì, Giovanni. Sì, Giovanni. No, sì. Te l'hai messo per me, ma non canto io, canta quella dopo che... Allora, la presentiamo subito. Allora, lei viene addirittura dalla Puglia, perché abbiamo... A piedi, pensate, a piedi. Da tutta Italia. Ci presenta un brano che è uscito il 14 di settembre, Tornerai da Marti ancora. Grazie. Diamo il benvenuto a Valeria De Gioia. Benvenuta. Mi sono sfogato una caviglia per metterlo, Grazie mille. Allora, Valeria, vieni dalla Puglia, da Bari. Sì. Vuoi salutare? Che so che ti stanno guardando. Vuoi salutare molto a Bari online. Sì, mi stanno. Salutiamo la signora Stefania, che è la mamma di Valeria. Ciao mamma. Ciao mamma. Tutta la Puglia poi, naturalmente. Tutti quelli che mi stanno guardando. Allora, Tornerai da Marti ancora, il tuo ultimo singolo uscito il 14 di settembre, ce lo farai ascoltare adesso, che insomma, vuoi dire qualcosa prima di cantare? Allora, questa canzone mi emoziona tantissimo, è una canzone che ho scritto per mio fratello, però diciamo rappresenta molto anche me in questo periodo, quindi sono veramente tanto emozionata. Quindi ci possiamo ritrovare tutti. Emozionaci allora, emozionaci! Valeria De Gioia, Tornerai da Marti ancora! Sì.
Andrea, è la canzone un po' di quando siamo un po' tristi, siamo un po' battuti e poi in realtà ci riprendiamo, no? Sei d'accordo? Bene, allora anche Valeria, i fiori, ma anche la targa di Aido e naturalmente anche il Premio Music, grazie a Valeria e la mascherina. Gioia. Grazie. Un applauso. Voglio parlare di Elena. Grazie. Ora abbiamo un maschietto. Abbiamo una svolta questa serata, un maschietto da Roma, Daniele Gatti. Daniele, amico nostro. Daniele Gatti da Roma, eccolo. Prima dimostra, cioè, non è che... Daniele, quanti anni hai, Daniele? 25. Allora, Daniele è un attore, in realtà. 20 me l'ha fatto ridere. Qui sta tra 20-25, capito? Cioè, oggi 23, dipende da che età hai, mi guardi in un certo modo. Ma chi è sta cosa che non è soggetti? Non mi la signora. Ma sto microfono va così. Ecco. Allora, Daniele, 25 anni di Roma Viterbo, che sta... No, tu sei Roma Viterbo, tu sei Firenze Scampi... Comunque. Allora, in realtà tu sei un attore, non sto scherzando, tu hai fatto un centro sperimentale di Roma, no? Io sono diplomato lì, non vuol dire che io sia un attore. Non usare queste parole. Senti, se non vuoi stare spalle... Perché questo no, Giovanni? No. Perché sono arrivati, guardate. Giovanni, sembra un indicatore. Perché se ne va? Mettere anche sì, un attimo. Allora Daniele, stasera ci presenterai due brani, i titoli sono Gare di scuse, che farai con la tua chitarra. Gara di scuse, sì. Gara, scusa. No, è una. Già è difficile una, pensa più gare di scuse. Scusa. No, scusami, sono stato un cretino. No, deve stare. Cioè. Gare di scuse. E poi Stan Smith, che è un brano che invece fai in base, giusto? Sì. Ok, allora. Lo dici te tu questa Smith, che è una canzone dedicata alle scarpe della. Le scarpe, sono queste qua, quelle con. Sta Smith, veramente? Adidas, è pazzo vero questo, non sto scherzando, eh. Allora, ti lasciamo, sei pronto? Sì, ve la sentite. Ma che ragazzi! La nostra al vetro a mano, perché un uomo lo vedita come si beve il caffè, sentire l'ennesima strana canzone che dalla tua radio si tuffa nel cuore. Gara di scuse con te, tu perdonami, io non so se mi perdonerò. Tanti, io non so se mi perdonerò mai. Voglio fare una gara di scuse con te, tornare a parlare di come si beve il caffè, guardare l'ennesimo show di vita vissuta che ci fa apprezzare la nostra al vetro amaro, perché un uomo lo vede da come si beve il caffè, sentire l'ennesima strana canzone che dalla tua radio si tuffa. Ma la notte, quando ogni altro suono si fa sordo nel dolore, mi ricordo del tuo volto e il giorno in cui cambiò colore. Non ho chiesto mai aiuto, anche se l'avrei voluto. Il mio orgoglio quasi sempre mi ha colpito e poi distrutto. Voglio fare una gara di scuse con te,
tornare a parlare di tutto e di tutti con te. Sentire l'ennesima strana canzone che dà la tua radio si tuffa nel cuore. Voglio fare una gara di scuse con te, tornare a parlare di tutto e di tutti con te. Guardare l'ennesimo show di vita vissuta che ci fa apprezzare la nostra vetro amaro perché un uomo lo vedi da come si beve il caffè. Sentire l'ennesima strana canzone che dalla tua radio si tuffa nel cuore. Hai bisogno di una mano? Ho bisogno di una mano. Ce l'ho due, pensa. Ma dimmi cosa devo fare, perché... Un applauso, Antonio. Vuoi restare sul palco a fare il balletto? No! Ok. Te lo do a te. Stan Smith. Anche se c'è torti tra le mie braccia, è una scienza che parla il 90% della nostra storia. Non la raccontiamo con le labbra, sembri una gatta, ma quella tua espressione mi incanta più delle tue accuse. Sembri gareggiare sull'asfalto, sembri illuminare questo spazio infinito, ma getti ossigeno sul fuoco, eh. Ogni giorno insieme è come un violista Smith. E più ti sembrano speciali, ogni giorno insieme è raro come le tue promesse nuove quando ridi. Non ho bisogno di altre prove. Oh, ma sapete già? Oh, oh, oh. Vabbè, facile. Oh, 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 oh. Siamo come un cocktail di brividi che lentamente cura i nostri lividi. Tu mi parli di ieri, a poco brucio come paglia. Basta che mi poggi la testa sulle spalle. È la scienza che parla, l'odore che porti. Ribatta questa barca e anneghiamo tutta l'ansia. Sembri una matta, ma se davvero esisti è possibile che la terra è piatta. Sembri gareggiare sull'asfalto, sembri illuminare questa luna come Armstrong. Un sorriso, ma getti ossigeno sul fuoco. Ogni giorno insieme è come un paio di Sanspit, muovi più le grigi, come mai, come mai? E più ti sembrano speciali, lì. Ogni giorno insieme è raro come le promesse, muovi quando arrivi. Non ho bisogno di altre prove. Ti vedo gareggiare sull'asfalto, perché scendo dal cannone un tutto. Ti bacio, ti guardo. Ogni giorno insieme è come un paio di Sanspit. Ogni giorno insieme è come un paio di Sanspit nuovi, più le vivi e più ti sembrano speciali. Ogni giorno insieme è raro come le promesse nuove quando ridi. Non ho bisogno di altre prove. Non ho superpoteri, ci sto male, ma lo straordinario lo ritrovo nell'ormale. Poteri ci sto male, ma lo straordinario lo ritrovo nel normale. Ogni giorno insieme è come un paio di Sanspit nuove. Bravo, mi hai fatto parlare il senso, non è comprare i delle Sanspit, sono guardato una lira, quindi vieni qua, stai andando al vostro pubblico. Sì, e gli stavo, perché mi piace, poi prima fila c'era la signora, mi ha aiutato un sacco. Quando mi sono inginocchiato, guardavo lei, e c'è stato un certo... Giuro, mi stai facendo sudare a me, fermati. Allora, non ci sono i fiori per te, ma... Però no, aspetta, ma non c'ho un euro, ho 2 euro, ti vado a comprare una cosa qua. A posto, grazie. 2 euro, signori!
Allora abbiamo la targa, abbiamo la targa. Gli artisti siamo disperati. Siamo... No, non è questa Sanremo che devi fare la... Allora Daniele, vai anche per te la nostra targa per ringraziarti. Daniele! Grazie, un applauso! Per gli infermieri, lo sto mandando dietro, così. Un applauso a Daniele Gatti! Cioè, pensa questo se un giorno va a Sanremo e lo vince, ma che fai? Tra l'altro sarà a novembre il nostro ospite sulle nostre frequenze. Senti, per 2 euro mi sono fatti arrestare dall'altro cantante d'Italia. Grazie Daniele Gatti! Grazie, Milano! Segnate! Non va via, non... c'è un cecchino per favore, così lo eliminiamo, che sto scherzando. Sara, fai un applauso a Sara. Andiamo con la prossima, Valentina, Valentina Laureano, un applausone. Ciao Valentina, buonasera a tutti, benvenuta, ben trovata. Grazie a voi. Come stai Valentina, dietro o davanti? Decidi. Stiamo un po' davanti. Ah sì, ok. Ma dove chiami Valentina? Io chiamo da Milano. Perfetto. Provincia di Arese. Giochi in casa. Che pezzo ci fai sentire? Sentiamo. Allora, inizierò con un mio nuovo singolo che ho scritto io. Yeah. Ed è una dedica a mio marito. Bella. Quindi è anche una sorpresa stasera. Sala. Sì. Ma ci ti lascio! Sto scherzando, dov'è? Mi è già andato via! Nome? Vuol dire? Buonasera Mirko, è per te, eh? Ecco, chiudo delle mani. Eccomi, porca miseria, anche il nostro, sto scherzando. Sto a distanza. Stanza di sicurezza. E la seconda canzone sarà una canzone che... Ti dà all'amante. Invito tutti quanti a ballare un po' di reggaeton. Quindi passiamo dall'amore al reggaeton. Allo spancio, non ha... No, bene. Valentina, vai! Grazie. Thank you.
passo, come vi ho detto prima, dall'amore un po' al movimento, al chiaro di luna. Oh,
buonasera. Ogni tanto diamo sempre un microfono che non funziona, è uno scherzo che facciamo al tutto. È un produttore, non è un venditore di microfoni, quindi questo qua funziona sempre. Guarda. Ecco, ecco, ecco! No, non mi do. E ora sì! Applauso al microfono! Roberto Durazzi! Ciao a tutti, buonasera! C'è un libro. Come dico sempre io, questo libro è scritto a quattro mani, esatto. Insieme a Gabriele Congiu, cioè e le quattro mani, tre sono quelle di Gabriele Congiu. Quindi, perché io non so neanche leggere, si come intitola. Faccio a scrivere un libro? Non lo so perché non so leggere. 50 anni di musica insieme, scritto no, appunto... E sentimenti. 50 anni di musica e sentimenti. Lui voleva fare un libro sugli anni 80 e dopo ha letto un po' la storia della mia vita e ha detto, senti, facciamo un libro sulla tua vita e allora alla fine abbiamo fatto un libro, gli ho raccontato un po' la mia vita, bello. Insieme abbiamo scritto durante il lockdown questo libro, che oltre ad essere un libro ci sono anche più di 100 QR code dove dentro ci sono testimonianze di Enrico Ruggeri, di Redroni, di Francesco Salvi, quindi basta inquadrare con telefonino, con telefonino QR code, giusto? Sì, esatto, bellissimo. Allora Roberto, perché lo dovremmo leggere questo libro? Perché magari le generazioni... perché magari prende, prende soldi, Guarda, allora vi racconto sta cosa. Durante il Covid... Aspetta, togliamo pure... Scusa. Comunque volevo dire, durante il Covid ero in casa a far niente e praticamente ho fatto tutti questi video. Poi esce il libro e mi dicono, beh, il libro l'hai fatto così, guadagni i soldi, no, faccio. In realtà sul libro si guadagna poco perché si prende una piccola percentuale, a meno che non vendi milioni di copie, ma come dico io questo è un libro di nicchia e quindi, ah bene, poi ho fatto anche un disco, no? Io ho fatto tante produzioni, ma il disco di Roberto Durazzi, featuring Jeffrey J, nel senso non che lo canto io, ma con tipo David Guetta, tipo questi DJ che fanno il disco, e mi ha detto, ah quindi col disco lo vendi e guadagni i soldi. Io ho detto, no, guarda, di la verità ormai si vedono più i dischi. Ho detto, scusa, ma i soldi erano regolati. Ah, guarda, non lo so, ho detto. Cioè, io l'ho fatto perché dopo sono... Sono sempre i furti. Dopo 50 anni di musica ho detto, mi sono autocelebrato. Ma certo, ma c'è è una testimonianza importantissima. Però i tempi sono cambiati. Io quando vedo questi ragazzi che cantano, che scrivono canzoni, che hanno voglia di fare, sono contento perché... Dire che la musica è finita e gli amici se ne vanno, come recita una canzone, cioè a me non piace, la musica va sempre avanti, bisogna sempre farla, bisogna sempre cercare di fare qualcosa di nuovo, di diverso, che non è facile, perché è stato scritto di tutto, oggi ci sono tanti che si clonano, che fanno canzoni uno uguale all'altro, si capisce più niente, molti che rappano e vengono criticati, perché ma quello è un canzone, cioè, però è un modo di dire, esprimere delle cose in maniera diversa, per cui viva la musica, viva i ragazzi che la fanno. Grazie a tutti. 50 anni di musica e sentimenti. Roberto, per ringraziare, dimmi Simone. No, volevo dire, questo pubblico è così generoso che questa sera ognuno di loro comprerà una copia del libro. Andate a cercare Durazzi per farlo firmare. No, sì. Ma a parte che non è che ci sono in vendita quei libri, quindi no, però è durissima. Ci cercheranno però per la firma. Ma sì. Allora Roberto, noi ti vogliamo ringraziare per essere stato con noi. Sì. Un ringraziamento da Aido, da Radio Free Music, perché vogliamo in qualche modo omaggiarti per quello che hai fatto e stai facendo tuttora per la musica italiana. Un applauso a Roberto Durazzi. Lo regalo a lei e t'ho fregato così in pari. Grazie.
Sì. Ecco, poi dico sempre una cosa, io avevo fatto un bonifico, penso. Allora io ringrazio per le targhe, ma mai una volta che ti regalano una macchina. Bella questa. Però come faccio a spostare una macchina? Si autocena continuamente. La firma e poi me lo va bene, certo. Grazie. Allora me lo ridai lì, faccio a me a te te ne faccio uno apposta. Brava. I prossimi 50 anni ti faccio 100 anni di musica. Tra l'altro c'è anche la prefazione di Enrico Ruggeri. Certo, la prefazione di Enrico Ruggeri. Ragazzi, veramente, veramente. Ma faccio una domanda a bruciapelo. Dimmi. Chi produci dei nostri stasera? No, sto scherzando, non risponderà mai, vero? Ma no, ma come vedo che il ragazzo sono bravi, avranno il loro percorso, ci mancherebbe, figurati. Cioè io mi sto facendo un po' da parte, nel senso che produco ancora, no, ma molto con calma. Però i bravi, i nuovi talenti, i bei talenti li vedi. Assolutamente, certo, certo, beh, certo, assolutamente. Un applauso a Roberto Durati! Grazie! Grazie Roberto! C'è sempre lo scambio di allora, intanto anche io presento subito un altro artista ringraziando Roberto Duratti, è stato con me ospite anche a Ti Ascolto più di una volta. Do il benvenuto a Roccia. Vai Roccia, parlando diretto. Ciao Roccia, ben trovato. Ciao a tutti, come state? Come penso state? Bene, penso bene. Come state? Perfetto, mi sembra una bella risposta. Allora Roccia, ben trovato, noi già ti conosciamo perché sei stato già ospite su Radio Free Music, stasera ci farai ascoltare i tuoi brani, Salsa di Soia, sì, e Open Bar. E Open Bar, esatto. Tutto per te, un applauso a Roccia. Roccia! Grazie. Ci mette alla prova, carboni attenti nei vicoli deserti di quella città, tenuti appesi da un amore che non va, no, in equilibrio sul confine, sopra la follia, ti cerco sempre dentro casa mia, e tu che mi tiravi giù che fastidio, e io che mi sentivo giù che ridicolo, i battiti non erano lui, sono respiri che si uniscono e scandiscono, pensieri che sbiadiscono, yeah. Trama su trame non passerà, triste festa ma è una gioia, salsa di soia che annega la noia, perché trama su trama, na na, trama su trame non passerà, buio pesto, lotta di nervi, giorni vuoti visti a giorni freddi, cuore batte, tachicardia, cuore batte, tachicardia, cuore batte, non sei più mia, cuore batte, non sono tu, occhi pieni di sogni. Sotto questo cielo che non punta al sereno, piovono parole, gusto, veleno, io ti perdo come un treno, pensavo fosse follia, la colpa forse è la mia, essere leggero per volare in alto, tu sei una piuma col peso di un sasso, mi ripetevo che non è possibile sbagliare sempre, esco sempre da perdente dalle viti, uccido viti, punizioni ingombranti, siamo imballaggi fragili con ali pesanti, io guardo la luna, tu guardi la luna, guarda che io non prendo qualcosa da dirci, io chiedo la luna, tu guardi la luna, guarda che io non senza qualche cosa da dirci, yeah. Sudame non passerà, triste festa ma è una gioia, salsa di soia che annega la noia, bevi a trama su trama, na na na, trama su trama non passerà, buio pesto, lotta di nervi, giorni vuoti visti a giorni freddi, cuore batte, tachicardia, bum bum, cuore batte, tachicardia, bum bum, cuore batte, non sono tu, più più, cuore batte, non sono tu. La Cenerentola a cenere, restano macerie, da rosso imbarazzata, rosso come rabbia nei piedi, rabbia dentro la partita, avere spiegate contro la vita, yeah, avere spiegate contro la vita, sì. Perché trama su trama, na na na, trama su trama non passerà, triste festa ma è una gioia, salsa di soglia che allega la noia, perché trama su trama, na na na, trama su trama non passerà, buio pesto, lotta di nervi, giorni vuoti visti e giorni freddi, cuore batte, tachicardia, bum bum,
che sta facendo come ritornello. Adesso open bar, voglio vedervi battere le mani a tempo, eh. Innanzitutto fatemi sentire se ci siete. Dite oh! Dite oh! Quindi per Roccia un applauso che ci ha fatto divertire. Grazie a voi ancora. Roccia, grazie. Una foto. Vogliamo se posso fare la foto. Grazie Roccia. Hai benissimo Roccia, grazie a te, grazie, grazie. Allora vai Simone. Allora voglio dire una cosa al pubblico, perché voi non lo sapete, ma noi da qua, quando voi state col telefonino così, vi vediamo perché siete illuminati, vi sto vedendo tutti. Bene, perfetto, andiamo avanti. Gizzi Fiorucci, una gitana rock dall'Umbria, eccola! Vado persone! Gizzi Fiorucci! Sì, il zucchero è femminile. No, ma è una cosa bella, perché il zucchero è fighissimo. No, io veramente l'ho recensita, la Gizzi ho detto che... zucchero di canna, capito? Le ho detto che secondo me è la nuova Bertè. È la nuova Bertè. E ho taggato la Bertè, non mi ha risposto però. Non vedi che l'ha presa lei? Per le energie graffianti della voce. Yes, certo. Per la tua energia, Gypsy, per la tua energia. Grazie di cuore, Sara. Troppo ma in giro per il palco. Non so, come seguivo Gypsy che andava su. Mi fai cori? Allora. Intanto ringrazio Roberto. Buonasera a tutti, innanzitutto. Grazie. Grazie di cuore per essere qua. Grazie a te, grazie a te. Tu farei due pezzi, uno tuo e uno invece è una cover. Cover. L'anima grida. L'anima grida. Ultimo singolo. Perché l'hai chiamato l'anima grida? L'anima grida perché la nostra anima grida. Grida la voglia di libertà, ma soprattutto la libertà di essere se stessa, di poterci mostrare al mondo e agli altri per quelli che siamo veramente,
e mostrare la nostra vera essenza, il nostro vero essere, perché questo fa la differenza. Attraverso i nostri doni e i nostri talenti possiamo veramente fare la differenza in un diverso. Vogliacci non cantare, sai già incantare. È una canzone. Ah, un attimo. È una cover sempre sull'anima. È una canzone, l'anima di Lida, che è un dialogo con la vostra anima. Quindi bello. È nata una forte connessione interiore. È nata questa canzone che appunto è un brano dove l'anima ci parla, ci consola, ci rassicura, ma soprattutto ci fa ritrovare una nuova consapevolezza della non solitudine dell'essere umano, perché noi non siamo mai soli in realtà. Quindi riscopriamo questa connessione con la parte più divina di noi, che è la parte più importante che vive dentro ognuno di noi, mi raccomando. Poi una cover sempre di anima. Una cover, sì, che parla sempre di anima, la bellissima sei dell'anima della grandissima rocker toscana, Gianna Nannini. Che la dedichiamo a tutto il pubblico. Che è presente nel mio album, per cui è finale in tutti gli storici. No, non c'è la presente. No, presente. La sei dell'anima la dedichiamo a tutte queste belle persone che stasera sono con noi. Fatevi un applauso. Assolutamente. Grazie di cuore. Gio Perugi.
grazie. Grazie Gipsy. Bei fiori, grazie. Ma non solo, abbiamo anche la targa. Grazie Gipsy. Grazie di cuore, volevo ringraziare ovviamente il grandissimo Ignazio Ciulla. Applauso Ignazio, gara giù. Stasera con voi e io sono felicissima di aver ricevuto questo invito meraviglioso. Un ringraziamento ad Aido, ovviamente, allo splendida Sara e anche ovviamente allo splendido Simone, sì. E a tutti voi che siete qua, grazie veramente con tutto il cuore. Grazie a te, grazie Fiorucci, grazie. Difendiamo la nostra unicità, difendiamo il mondo, il nostro deve essere. Sei una donna piena di citazioni pazzesche, grazie. Allora, grazie Gipsy, un applauso a Gipsy Ferrucci. Allora adesso il microfono non serve, non ma serve. Lo sai che adesso c'è una cosa divertente? Che non abbiamo un altro ospite, però sono degli ospiti speciali. Bello, che fanno? Si smette di cantare per qualche minuto e iniziamo a ballare davvero con loro. Sono i bravissimi Figo Project! Un applauso! Diamo il benvenuto al coreografo e anche ballerino Alessandro Nava, a Katia, Carmela, Letizia e Gioia, che ci faranno ascoltare, cioè ballare. Ci faranno ascoltare ballando, bene. Ballando, ascoltando, ballando, un diciamo uno stile, poi parleremo più tardi con Alessandro, che si chiama Dance Hall, che è uno stile di ballo, giusto? Bene, allora, buon divertimento e buon ballo, ragazzi. Via! Bravi, complimenti. Anche il piattone,
la paura. Sì. Alessandro, allora parliamo con te, che sei il coreografo di questo, diciamo, di questo gruppo di ballo. Quanto tempo è che ballate e raccontaci un po' anche di questo stile che io onestamente non conoscevo. Beh, insieme balliamo da circa un anno, però loro sono le mie allieve. Bello fargli le domande quando c'è il fiatone. ho capito, ma è così. A terra, posso fare? Vuoi aspettare un attimo? Torna fra la mezz'oretta, poi ci facciamo. Vieni, massaggio cardiaco, vai. Scusate, non venite più avanti voi. Forte. Partiamo dall'inizio. Ho aperto una scuola circa 2 anni fa. Bene. Loro sono le mie studentesse e da circa un anno... È bravo come maestro? È severo? Ammazza, l'hai schifato, hai fatto una faccia? È severo come maestro, lo potete dire? Beh, no, qualcuno ha fatto così. Un pochino, giusto un po'. Così, vabbè. Senti, hai questa scuola dove, dicelo pure? A Milano, zona Cenisio. Bene. E niente, da... Questo stile, dance soul. Dance soul. È uno stile giamaicano. È una danza, diciamo, sociale, quindi accoglie tutte le età, i generi. Quello che abbiamo fatto noi, però, è uno stile più moderno, quindi aveva subito variazioni e influenze da anche altri stili. Quindi non è tanto semplice come il vero mood della dancehall. Bene, allora un applauso al Figo Project, bravo Alessandro. Insieme a tutte le ragazze, naturalmente. Forse era lei, l'abbiamo chiesto prima, la facciamo prima o dopo l'intervista? No, fatela dopo. Non l'ha chiesto dopo, eh? Poi, guardate come suda Figo, Figo Project, guardate come suda ovunque, è bellissimo, non è a Chiazze, vedete quanto è tutto omogeneo. Sei stato bravissimo. Tra l'altro i fiori sono appunto Baltus Flowers, quindi... Un applauso ai nostri fioristi. Grazie ragazzi. Allora, per il Figo Project, naturalmente una targa di ringraziamento a voi. Tieni il microfono, eccolo. Simone, prendi tu. Prendilo anche se non ti serve. Grazie Figo Project, un applauso. Grazie, complimenti. Grazie ragazzi. Andate a fare una doccia. Bene, allora adesso cambiamo un'altra volta, perché per fare una doccia hai detto? Sì, ma che miseria, adesso ho dato 7. Beh, no, non lo so. Si scivola sul palco, c'è una col telefonino, ce n'è un'altra col telefonino. Ah, sì, poi c'è chi ha caldo, vedo. Uno là. Smettili col telefonino? Vero, l'ho fatto sì. Allora, abbiamo visto i cantanti, abbiamo visto presentare un libro, abbiamo visto ballare. Presenti tu qui. No, vabbè. Tu. Faccio io allora. Tu. Perché lei è una grandissima comica, la conoscete tutti, ha fatto Zelig, ha fatto Belli Dentro, è la storia del cabaret milanese e non solo. Signori, Maria Rossi! Maria Rossi! Ciao Maria! Buonasera a tutti! Allora, ci prendiamo una decisione, eh? Noi siamo bisessuali, poi... Ah, tu volevi... Allora, questo lo prendo io, questo lo prendo. Lei c'ha l'archetto, Maria. Io c'ho l'archetto. Perfetto. Maria, benvenuta. Grazie. Salutare qua. Un applauso a Maria Rossi. Ti lasciamo il palco, Maria. Allora, Maria, la domanda è... Ma quanto siete felici che io sono uscita, eh? No. Allora, no, dai, visto che siete un bellissimo pubblico, allora... Cominciamo dicendo che... Tutti quelli che fanno il mio lavoro hanno un'aspirazione grandissima, ve lo giuro. È quella di andare in televisione. Io ci sono andato come tanti, sono per Costanzo, Belli Dentro, Zelig, eccetera. E le prime volte che mi riconoscevano per la strada era una sensazione bellissima. Oh, un giorno ero in autobus a Milano, il conducente mi guardava ripetutamente dallo specchietto, alla terza fermata è sceso dal posto di guida, è venuto davanti a me e mi ha detto: scusi signora, ma lei? Io mi sono tolto il carico, sì, sono proprio io. Lei non ha fatto un biglietto, però io sono stato in televisione, ma non mi frega niente, sono 58 euro di multa. Però sono molto felice di vedere il pubblico, sono molto felice di vedere voi e reagite. Allora, perché sono felice? Perché mi è mancato per un periodo di tempo molto lungo, durante il quale ho subito un piccolo intervento alla gola, piccolo insomma, però... perché sono stata alla gola, sono stata operata alla gola perché avevo una voce molto molto maschile prima. Il chirurgo ha fatto un po' quello che ha potuto, ormai con questa voce ci convivo, per me è normale. Ma ragazzi, non è normale vivere con una voce del genere. L'altro giorno ho telefonato a una mia amica, ha risposto bambino, l'ha avuto un po' tardi, e gli ho detto: tesoro, c'è la mamma
che sei il nonno. Lo dico di la nonna almeno. No, 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 no. Mi ha detto la mamma che ha fatto la prostata, papà. Ma fosse solo quello. Una volta ero col mio fidanzato, eravamo, insomma, gli ho detto quella parola così importante, dai, lo sappiamo, la parola più bella che si può dire. Eravamo coricati, quindi non so cosa è uscito da queste corde vocali. Io ho detto ti amo. Lui mi ha guardato e mi ha detto tesoro, curati il catarro. Non è mica bella quella risposta lì, bella. Ecco, invece, la primissima volta che sono andato a Costanzo, parlo di qualche anno fa, un po' di anni fa, diciamo la verità, proprio un po'. E si è chiuso il sipario, la prima puntata, e lui mi dice complimenti, lei ha veramente una bellissima voce. Io ho pensato, mi ha preso per il culo, vado a casa. La settimana dopo ho sentito Maria De Filippi, io ho capito tutto. Però, aspetta, la cosa peggiore che ho vissuto proprio in prima persona, la sera prima di essere operata, ero affoda completamente, proprio stato parlato la mattina dopo, no? E mi telefono un maniaco sessuale, mi giro un maniaco sessuale e io ero affoda, però il maniaco sessuale cosa faceva? Diceva delle porcate, un maniaco sessuale faceva il suo lavoro, non il suo mestiere, ma io cercavo di ribellarmi, facevo e dopo un po' mi fa, ho chiamato io, ho chiamato lei. Nonostante questo, io comunque ho un uomo. C'ho un uomo, non lo porto mica in giro perché adesso non esageriamo, e mi rivolgo alle donne. Non è difficile farsi amare da un uomo per tanti anni, ve lo giuro. È sufficiente dirgli come fai l'amore tu. Non lo fa nessuno, possibilmente cercando di rimanere serie. Perché dico questo? Appunto perché ho avuto un uomo tanti anni. In tanti anni ci sono cali di passione, momenti di lontananza. Però le donne saranno ben più furbe degli uomini? Sì o no? Sì. Ma che no? È un uomo. Allora, noi, per esempio, io quel frangente ho detto che adesso te faccio vedere, e per farlo gelosire mi sono fatta fare un succhiotto da una mia amica che le facevo un po' schifo, la mia amica ha dovuto dare 58 euro per la cifra del tram e di dentro 100 è sciuta. Però alla sera lui è arrivato, io stavo sempre così, no? E dopo 4 ore, perché agli uomini non gli scappa niente, sono attenti. Mi fa, cos'hai tu lì? Di dove? Qui, cos'hai tu lì? Sarà una puntura di un insetto, no? Avevo già raggiunto lo scopo. Lo sai cos'hai tu lì? Lo sai cos'hai tu lì? Tu hai il fuoco di Sant'Antonio, ma non fa. Però è vero, nei momenti di lontananza noi donne ci facevamo dei sensi di colpa, io lo so, perché c'è stato un momento in cui ci sentivamo lontani, io mi sono detta, insomma c'eravamo proprio, sì, quel periodo che ognuno sta per conto suo, ho detto magari ho sbagliato io qualcosa, i sensi di colpa noi siamo nate per averli, e mi è venuto in mente un momento vissuto insieme sotto delle stelle meravigliose, io ho detto amore guarda quel gruppo di stelle lì, secondo te che stelle sono? Non lo so, io non sono mica di questa zona. La volta successiva ho uno o tutti qui in mezzo a via, no, non fanno stare male un po'. La volta successiva idem, c'era una luna stupenda, ma guarda che bella luna, e lui sì, devi imbottigliare. Allora dice, non è proprio colpa sua. E quindi do un consiglio, alle donne, ve lo giuro, è l'unico, ma davvero, bisogna essere sinceri in amore, bisogna essere vere, è l'unico modo per rimanere veramente sole. Alle volte
alle volte quando mi sentivo sola, ma mi sentivo proprio sola, ma così sola, che alle volte andavo via io perché ero di troppo, per dirvi dove sarebbe. Però, siccome il tempo è poco, io chiudo recitando una poesia sull'amore. E qui vorrei una certa comprensione, insomma, una certa concentrazione, insomma, perché l'ho proprio dedicata all'amore. Ci capiamo al volo, io e te. Dopo 20 anni insieme, mi hai chiesto con un figlio l'esatto mese in cui io entravo in menopausa. Ci capiamo al volo, io e te. Mi hai regalato la macchina nuova la settimana in cui mi hanno ritirato la patente. Ci capiamo al volo, io e te. Ti sei trovata un'altra donna e allora per ripicca me la sono trovata anch'io. Perché dovete sapere che quando si è innamorati si vede una realtà deviata. Se una donna è innamorata di un uomo che sputa in mezzo alla gente, lei non dice sono innamorata di un villano che sputa in mezzo alla gente, ma dice sono innamorata di un fico con una salivazione esagerata. Ma poi l'amore passa e si vede il dolce amato, lo sputacchiere, insomma lì, nella sua drammatica realtà. Quando ti guardo dentro gli occhi, da quegli occhi sono sempre stata tratta. Adesso ti guardo bene, hai sempre avuto la cataratta. Ogni volta che facevamo l'amore, mi dicevi, ma è durato un tempo infinito. Poi mi abbracciavi stanco, morso. Adesso capisco, mandavi avanti l'orologio. Mi chiedevi, ma se io muoio, tu che cosa fai? E io rispondevo, io muoio insieme a te, perché sei tu, soltanto tu il mio destino. Se me lo chiedi adesso, ti rispondo, trombo sulla tua tomba, col becchino. Grazie. Grazie, vorrei mandare un grande saluto a Francesco Fiumarella, l'ideatore del premio Crocitti, che è colui che ha dato il patrocinio a questa serata. Tutti insieme, Francesco! Ho portato un'amica che soffre, ma non che sta male, S' offre, si offre insomma direttamente dal carcere di Belli Dentro, approfittando della sua ora d'aria, sono lieta di presentarvi Yolanda. Cioè credo che sia lui perché io vestiti non li riconosco. Ciao. Senti, Yolanda. Sì. Hai mantenuto allegria ed entusiasmo nonostante la tua professione poco onesta. Ma no Maria, guarda che io facevo la prostituta non per professione ma per tradizione di famiglia. Perché mia nonna Bernarda lo faceva, mia mamma Patonza lo faceva e io lo faccio. No, perché scusa, voi non avete tradizioni in famiglia? Noi sono tutti commercialisti. E parli a me di professione poco onesta, almeno l'impresa era la mia. Hai ragione. E come si dice, chi fa per sé? Non è mio cliente. Ma no, sono proverbi tipo, chi la fa? Apra almeno la finestra, per educazione. Ti fai con lo zoppo? Allora guarda, si fa più fatica, ma il lavoro è lavoro. Va bene Yolanda, cambiamo discorso. Senti, dai. Che musica ascolti in carcere? Allora, a me piace la musica italiana, poi c'è questo cantante che mi fa morire, che va povero Gabbiano, questo mi piace troppo tanto. Però c'è un cantante straniero che mi fa star giù il fiato, il Barry White, bravo, avete presente che è quel boccione così? È morto.
Morto? Da mo che morto? Oh cavolo, allora perché? Ciccione nero, mi ho fatto lo sconto ieri sera. Pensavo fosse lui, vabbè dai, per la compagnia gliel'ho data. Fai anche gli sconti adesso. Certo che faccio gli sconti, esiste anche la Yolanda Card. Praticamente ogni 15 punti regalo un bel po'. No. Ma no, così capito Maria, regalo un posteggio nella ZTL della città, dove faccio soffocotti però. Guarda i miei clienti come sono contenti, guarda. Anzi, io vorrei ringraziare tutti i miei clienti di Segrate, perché grazie a loro l'anno scorso mi sono comprata una Panda. Grazie! Patrino. Scusa Maria, ci credo. Senti, però se tu non la usi più, mettila su Vinted. Ma non sei proprio. Sì, ma non è che sono no, la te, ma non è stimata poco. Vabbè, al Black Friday. Allora, a proposito di pubblicità, devo dire una cosa che ultimamente me la sono un po' presa con una pubblicità. Cioè? Che ha usato un po' il mio motto, la Unieuro, batte forte sempre. Ultimamente io batte forte non sempre, data l'età non è che c'ho ancora più l'entusiasmo, cioè, capito? Senti Yolanda, ma parliamoci chiaro, tu avrai un sogno nel cassetto? Ma certo, il mio sogno aprire un marciapiede tutto mio, una bella scritta Yolanda strappa mutanda, già prenderebbe troppo tanto, veramente. Ah, volevo ricordare i tecnici che hanno la Gold Yolanda Card, che il 31 scadono i punti, venite a ritirare la pirofila per le vostre mogli, perché sono generosa. Yolanda, ma tu vai dello sport in carcere, eh? Ma certo che durante l'ora d'aria noi giochiamo a calcetto, giocano a calcetto, a me mi fa fare d'arbitro perché dice che sono esperta di falli. Invece, Maria, io vorrei giocare perché io sono esperta anche di palle. Oppure dico, allora, se non vi fidate che gioco, allora mettetemi in porta che io li prendo tutti. Tutti li prendo, signora, li prendo tutti. Chiedo a suo marito, guarda. Senti, sono molto curiosa. Sì, eh? E si vede che sei curiosa, questo entusiasmo... Sembri Marzullo. Si faccia una domanda, si dia una risposta. Ecco. Hai avuto anche dei clienti VIP? La Maria vuol far gossip. Allora, io ho avuto un cliente VIP, ma per la privacy non vi posso dire il nome. Cosa ti posso dire? Che mi paga con la billionaire card. Yolanda, i padri sporchi si lavano in casa. No, Briatore porta tutto in tintoria. Preciso, sì. Mamma Yolanda, proviamo con l'ultimo proverbio. Aspetta che mi concentro, l'ultimo proverbio, vai. Chi trova un amico... porta anche lui, faccio lo sconto con me. No, non c'è problema. Maria Rossi! Alessandra Iese! Grazie. Ma tu c'è già la Platinum, dai, tutti lo sanno. Complimenti a Maria e Alessandra, facciamo un saluto speciale Maria. L'ho appena fatto, durato 10 minuti. Ma no, lo dico, ma Francesco? L'ho già fatto. Già fatto, lo voglio fare anch'io. Certo. Allora io voglio salutare Francesco Fiumarella, direttore e autore del premio Vincenzo Crocitti, che veramente ha patrocinato questo evento e che ogni anno trova dei grandi talenti. Qui vedete un premiato Crocitti che è il nostro Simone Gallo e la nostra Maria Rossi. Ciao Francesco, ci vediamo! Cosa hai capito Francesco? Era un po' obbligatorio questo saluto. No. Buona serata! Grazie a Maria Rossi e a Alessandra Ierze! Fantastiche ragazzi! Un'altra volta lo chiama Giovanni? Ma chi l'ha disegnato? Oh, non fa! Fatemi un applauso, ce l'ho fatta!
adesso abbiamo una ragazza che viene sul palco non da sola, accompagnata dal suo chitarrista. Lei è Eleonora Elettra. Eleonora Elettra, eccola. Ciao Eleonora. Eleonora Elettra Lamborghini. No, scherzo. E il chitarrista Luca Arduini. Arduini. Ciao Luca, benvenuto. Posso dire subito una cosa? Guarda lì. Non è Fabio De Luigi? Guarda. No, vabbè, più bello di Fabio De Luigi. Beh, non dovete rispondere, no, no. Quello che vi... No, sto scherzando, a me sembra, va bene. Che no. Cosa ci canti, Eleonora? Io vi canterò Ora che non ho e poi non riesco, che è un pezzo che è uscito settimana scorsa. Tengo a dire una cosa. Sì. Allora, io conduco, per chi mi ascolta, un programma dal titolo Ti ascolto, il giovedì alle 10.30. Diciamo, quando all'inizio con Ignazio, che saluto, che poi naturalmente è l'ideatore di tutto questo grande evento, che mi ha dato sempre fiducia, e lo ringrazio, Ignazio, grazie di cuore per quello che hai fatto per me. Mi ha dato fiducia e mi ha dato questo programma, che si titola appunto Ti ascolto, dedicato ai nuovi talenti. E quindi la prima puntata io l'ho fatta con Eleonora Elettra, quindi è per me un doppio piacere averla qui stasera. Allora, siamo pronti? Non lo so, hai finito di Abbiamo finito con Giovanni? Ma è un gran fate l'applauso, sto ragazzo si è montato tutto da solo con Giovanni. No. Grazie Giovanni. Da dove venite intanto? Noi veniamo da Rimini. Da Rimini, quindi da tutta Italia abbiamo i nostri talenti, devo dire, quindi... Mettiamo il microfono. Allora, ci siamo. Però. Ora, la volta presentiamo Ora che non ho, il primo brano. Esatto, sì, inizierò con Ora che non ho. Il primo brano che ci siamo conosciuti. Esatto. Invece l'altro è uscito... Non riesco, è uscito settimana scorsa. Quindi già su Nesco. Già, sì, sì. Lo possiamo trovare sui social. Ma sentite la chitarra? Non dite sì per far luce. Non dite sì per far presto. Ora si sente. Hai visto che cambia tutto. Ci siamo? Via! E la nuova lettera! Vai! Vai! Grazie Giovanni! Thank you.
versione acustica. Guarda come gira, gira. Non abbiamo preparato una canzone. Aspetta, vediamo dove è il nord. Ok, di là. Qualcuno deve parlare di là. Ti facciamo entrare. Ah, abbiamo. Aspetta, facciamo. Aspetta, aspetta, Giovanni, sistemiamo i microfoni. Giovanni, ci sei? Noi facciamo entrare la prossima artista. Che comunque la prossima artista, signori, l'avete vista, l'avete anche ascoltata in televisione ad Amici. Rea! Rea! Eccola! Ciao Rea! Ciao, ok, ok, perché se ne va, a un certo punto manca.
Guarda il tranello, vedi che... Come stai, Rea? Bene, sono a posto? Sono sempre in ansia. Come mai? Non lo so. Ma sei in ansia prima di un'esibizione o sei in ansia un po' come persona? No, sempre. Sì, ansiosissimo. È una moda, tipo. Senti, Rea, che innanzitutto una domanda doverosissima da farti, di amici, questa esperienza che hai fatto, se ti ha cambiato la vita, se le persone ancora ti riconoscono, cosa ti dicono? Sì, la cosa che è cambiata la mia vita è che se prima nessuno mi fermava per stare adesso, ma sei quella di amici. Ecco questo. Ok. Però il tuo cammino musicale è proseguito. E cosa, raccontaci un po' di cosa hai fatto recentemente, proprio quest'estate, se non sbaglio. È uscito un EP che si chiama Respiro, composto da 6 pezzi, a cui sono molto affezionato ovviamente perché è il mio primo lavoro dopo appunto questa esperienza e anche il mio primo lavoro vero e proprio, diciamo, anche perché sono abbastanza giovane. Hai scritto i pezzi? Sei te l'autrice? Sì, sono anche dei... Quindi questi due brani, i titoli ce li puoi dire, di cosa ci vorrei ascoltare? Sì, si chiamano Basta e Lontano. Basta e Lontano. Sì. E vogliamo sentire cosa... No, io voglio chiedere una cosa, sono sempre curiosa, lo sapete, se ci sono progetti all'orizzonte, cose nuove che ci può... perché noi siamo curiosi di sapere se... infatti attendevo, se ci sono cose nuove che ci può anticipare oppure no. Allora, in verità forse no, però... Però che si può fare? Ecco, allora sentite Rea su Instagram, dove metti tutte le tue novità. Potremmo riascoltare Rea. Allora, Simone? Non vedo l'ora. Rea! Rea, un applauso! Sono pazzo, quando dici che più tardi torno a casa, poi non ti vedo mai, poi non ti vedo mai. Basta, ti dico basta, dopo che ti ho messo tutti, mi sono in tasca, ma tu non ti fidi mai, ma tu non ti fidi mai. Le tue braccia intorno alla città, secondo me era sulle pareti. E anche se non ti cerco, ho trovato tuo posto tra i vicoli segreti del centro. E sai di certo se ora mi pento, tra la bella voce e le parole si fermano. E c'è qualcosa in mente che non ti ho detto. Basta, non mi passa, quando dici che più tardi torni a casa e poi non ti vedo mai. Basta, ti dico basta, dopo che ti ho messo tutti, mi sono in tasca, ma tu non ti fidi mai, ma tu non ti fidi mai. Sei tornato veramente, ora sono un pezzo di te, mi chiedo cosa pensi. Come stai veramente, forse non me l'hai mai detto. Basta, non mi basta che mi guardi con quegli occhi, poi non caschi tra le braccia mie, tra le braccia mie. Basta, ti dico basta, non posso più passare le serate in casa, mi viene male che non so perdere, non so aspettare. Tanto va a finire come sempre, lo sai, un passo avanti per noi, poi due indietro e vai. Quando dormiremo tranquilli senza guai, come posso spiegartelo, divento acida se sparisci così. Basta, non mi passa, quando dici che per tardi torni a casa e poi non ti vedo mai, e poi non ti vedo mai. Basta, non mi passa, quando dici che per tardi torni a casa e poi non ti vedo mai, e poi non ti vedo basta, dopo che ti ho messo tutti, mi sono in tasca, ma tu non ti fidi mai, ma tu non ti fidi mai. Grazie mille. Il prossimo pezzo appunto si chiama Lontano e è divertente perché appunto ho riascoltato il mio, cioè di solito non riascolto le canzoni quando escono, in quanto per produrle ci vuole un'eternità, quindi le ascolto tipo 300.000 volte e poi le odio. Oggi l'ho ascoltato e ho detto ok, dopo 3 mesi si può rifare questa cosa, quindi niente, spero che vi piaccia e niente, si chiama Lontano.
Questa sera. Grazie infinitamente per avermi invitato. Grazie Rea, alla prossima. Grazie a te Rea, grazie. Ciao Rea. Chi c'è adesso? Ora c'è? Chi c'è? No, ho ripreso quello stesso, ma perché? Allora, lei l'ho voluta proprio io. No, è vero, dopo di Ignazio. Allora, la prossima artista, quasi tutte donne, non so se avete notato, viva le donne a questo punto, eh? Siamo forti. Allora io la prossima artista l'ho conosciuta perché una cantante che a me piace tanto, Noemi, ha taggato lei. Io sono andata nel suo profilo, ho detto questa è forte e ve la presento subito. E ce l'abbiamo e qua. E ce l'abbiamo qua. Sere Pocaiotas! Ecco. Ciao Sere, benvenuta. Guarda com'è precisa. È gialla per una ragione che sentiremo. Diciamo dopo. Allora, Serena. Quanti pezzi ci fai? Perché? Da dove vieni? No, aspetta, prima. No. Ah, quanti anni hai? Allora, come si chiama qui? Vai tu. Da dove vieni? Si sa, da? Io vengo da Latina, però vivo qui a Milano, quindi diciamo che non è che mi sono fatta una strada lunghissima per arrivare fino a qua. Però sei venuta. Ecco, tu. Molto volentieri ho fatto la strada, ecco. Quest'estate era uscito poi diciamo dei tuoi brani, abbiamo ascoltato anche in rotazione su Radio Free Music. Scusate, è brutta la domanda, ma dov'è il buco? Cercavo di indicarglielo in modo discreto, tipo. E io avevo capito, per quello facevo le domande, no? Sarà un motivo se te fai il tecnico, io no. Suona?
Ok, lei con l'ukulele. Allora, Serena, innanzitutto, Sere Pocaiotto è il tuo nome d'arte, sì, naturalmente. Stasera ci farai ascoltare tre cose. Tre cose. Una piccola. Piccolina, giusto per aprire un po' le danze, come si dice. Sì. E poi una tua canzone che quest'estate è andata molto molto bene. Sì, il mio primo singolo, è stato il mio primo singolo. Da lì, dal titolo? Limonata, che è il motivo per cui ho voluto espressamente colore questa giallo, mascherina gialla. Poi, in anteprima, lo possiamo dire, sì, Sera? Cioè, dillo pure tu, c'è una canzone. C'è una canzone che uscirà il prossimo venerdì, il 21 ottobre. Quindi voi la state ascoltando prima. Super anteprima, quindi mi raccomando, se qualcuno di voi è super social, fa storie segretissime queste fino a venerdì prossimo, quando invece poi sarà. Abbiamo un'anteprima. Di loro, li vedo, non vedo buio, però insomma. Quindi un'anteprima, quindi se poche volte sarà un'anteprima, sì, la canzone dell'estate e una canzone invece per il pubblico. Così per il pubblico, chi vuole canticchiarla con me. Poi volevo dire un'altra cosa, l'ultimissima. Aspetta, lasciamo, no, c'è un piccolo fruscio. Certo, ti dà fastidio? Non mi importa, anzi mi piace. Allora, io volevo dire una cosa importante. Leonardo Pieraccioni, che è un regista mio conterraneo toscano come me, l'ha cercata, vero Serena? Sì. L'ha cercato perché nel suo ultimo film, che credo sia uscito a Pasqua, sì, aprile, c'era un brano che tu hai cantato all'interno della colonna sonora del film, dal titolo Il Dubbio. Ecco, ci racconti brevemente con Leonardo come è nata questa conversazione? Se ci hai creduto all'inizio oppure pensavi... No, pensavo che fosse uno scherzetto. E invece era Leonardo veramente. Era lui, c'era la sua spunta blu su Instagram per gli Instagrammer, quindi grazie a Instagram, Instagram mi ha messo la spunta blu, così ho potuto sapere che era davvero lui. Come ti ha detto, scusami per... Ma mia cince, che tu canti una canzone! Più o meno così, però era scritta, quindi sono quelle cile, ho dovute... immaginare. Ah, ok, ha scritto e poi ci siamo incontrati, sì, sì. E quindi è stata una bella esperienza. Molto bella, sono anche mesi in travede, per dirlo così un po' a romanaccio, in una scena del film col mio ukulele che si vede meglio di me, quindi andate a vedere il film con l'ukulele che si vede anche tra gli attori. Il sesso degli angeli. Ma andate a vedere il film con l'ukulele che si vede, è una cosa che... Di solito non parlo così, è che... No, io pensavo... Rilassarmi, per sciogliermi, capito? Allora, ascoltiamola subito. Ecco, dai, perché allora... Ma io la volevo dire, sta cosa di Pieraccioni. Sì, ma non ti arrabbiate. Non mi arrabbio, però la volevo dire. Prendo gli giganti e Il terzo canta. Allora, la facciamo partire, la spinzagliamo. Vai, fallo tu. Sere, Pocaiotas! Via! Tra l'altro non era la parola giusta, perché io adesso canterò una canzone su la gatta, quindi il gatto al guinzaglio, stai fresco a mettercelo, proviamo, va bene. Me la canto proprio così, solo con le cose un po' sempliciona. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera su una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Limonata, mascherina gialla.
insieme quei colibri, non mi dissenti e tu non scrivi e cadi, cadi giù. Sei tutto un po' un difetto, ma che cosa banale pensare che fossi perfetto. Cancello le playlist e non lo dico, sento in me quel pezzo che tu adori. Thank you.
fantastica, fantastica, vieni. Serena, bravissima, la targa anche per te. Pensi di parlare. Siete troppo gentili. È vero, è vero. Ma ce ne sono parecchi di salatori. C'è Daniele, che salutiamo, ciao Daniele. Federico. C'è Federico. E c'è Chiara che è venuta da Londra. Un'amica da Londra, alzi la mano, un'amica da Londra. Hey Chiara, where are you? Chiara, do you want to come here, say somewhere? Yes. Dov'è Chiara? In the sky. Da qualche parte c'è. C'è, non lo vuol dire. Non visto arrivare. Non lo vuole dire, va bene, vuole rimanere in anonimo. Il jet lag non ha capito niente. Va bene, grazie, grazie Serena, grazie, grazie. Grazie Serena. Allora, vi risposto questo, nel frattempo magicamente dall'alto. No raga, mi sono incartato. Giovanni! Giovanni, dimmi vuoi bene, scusami, sei veramente incastrato stavolta, non è una cosa che faccio perché mi piace a me. Va bene, meno male abbiamo Giovanni, grazie, il nostro angelo custode, grazie Gio. Allora, adesso magicamente qui cadrà la nostra parte tecnica perché. Antonio e Giovanni. Che senza di me e Sara questo spettacolo si fa, ma senza di loro ragazzi. Ancora. Non si. No. Grazie per noi. Ho esagerato? Comunque. Forse no. Senza. Però senza sponsor non si fa. Assolutamente. Poi, adesso calerà il telo, potete cominciare a farlo scendere. Magicamente il telo scende è rimasto telo. Là, proprio magicamente. Bello. Qualcuno ha detto se. No, ci passa, vai, fate scendere, tranquilli. Vabbè, il telo è rimasto là. Eccolo! Partito il telo, fate l'applauso quando vedete il telo. A salire. Allora, andiamo a ringraziare i nostri sponsor perché poi lasciamo questo spazio intensissimo. Allora, 26 grani, pizzeria, hamburgeria, Tech Group, l'isola dei sapori, ristorante, Ducati, Home Automation, Ludoteca Jungle Park, agenzia immobiliare Marino, service Casa Fox, Segrate Gomme, Fuji SRL, Foto Ottica Piovani che ci ha fatto le foto questa sera, l'agenzia di Segrate Assicurazioni Generali, New Style Car, Pre-Estampa e Capelli Fatati, ma anche abbiamo Beatus Flower che ha messo questi fiori bellissimi. Facciamo un applauso a queste decorazioni straordinarie e questi fiori che sono stati donati a questi giovani cantanti, ci ha fatto molto Sanremo, sì. Beatus Flowers, abbiamo Glamour Hair Stylist per il trucco, spero di non aver dimenticato nessuno, ma nel caso lo facciamo dopo, mi farò perdonare, noi ci dobbiamo andare via, vieni, lasciamo tutto qui, via. Sapete, a
settembre del 1994 sono stato in Italia in vacanza con la mia famiglia. Con papà Regina, mamma Maggie e la mia sorellina Eleonora. Di 4 anni. Abbiamo visitato Firenze, Roma, Pompei. Poi abbiamo preso un auto a noleggio e il nostro viaggio è proseguito verso la Sicilia. E mentre eravamo sulla Salerno-Reggio Calabria è accaduto un fatto. Disgraziatamente la vettura sulla quale viaggiavamo fu scagliata per la macchina di un ricco gioielliere. Così un gruppo di rapinatori azzardarono un tentativo di rapina a mano armata nei pressi dell'uscita di Serre, vicino a Vibo Valentia. Ahimè, la rapina finì male. Io rimasi gravemente ferito e fui trasportato d'urgenza al Policlinico di Messina e ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Nonostante i disperati tentativi, il 1° ottobre del 1994 sono morto. Fu una tragedia assurda che però d'improvviso si trasformò in una grande pagina di speranza, sì, di speranza, e questo grazie ad un gesto di assoluta bontà e altruismo da parte dei miei genitori. Papà e mamma, infatti, nonostante il loro dolore immenso, decisero di donare i miei organi ad altre persone. Il mio cuore, il mio fegato, il mio pancreas, i miei reni e le mie corna. Inutile, ho potuto salvare la vita a 5 persone e ridare la vista ad altre 2. Bella mia storia, poco tempo fece il giro del mondo. E i miei genitori furono sommersi da tantissime lettere e messaggi di stima. Un gesto grandioso che contribuì in modo decisivo a promuovere la donazione. E poi c'è stato anche un significativo tramonto, bello, anche qui in Italia, di donazione di organi. Oggi avrei 35 anni e magari avrei già potuto avere anche dei figli. Chissà come sarebbe stata la mia vita da grande. Cioè, chissà. Vedete? Nonostante il destino mi sia stato avverso, io vivo ancora, non solo nelle 7 persone che ho potuto salvare, ma anche in tutte le altre, tutte quelle che ho contribuito a salvare con il mio gesto. Grazie alla mia famiglia. Grazie alla mia famiglia. Un gesto straordinario che io porto con me. Sapete? C'è una cosa importante da non dimenticare mai. È che io vivrò per sempre qui, nel cuore della mia famiglia. Complimenti, io mi alzerei in piedi a Davide da Luiso e a Daniele. Bellamente, sono stati bravissimi. Devo dire, per me il quinto è stata un'emozione di tanto quando sto brano, questo pezzo l'ho scritto io e stesso. La voce era di Lili Manzini, attrice, doppiatrice del doppiaggio, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Io ho scritto questo testo per ricordare Nicholas Green e magistralmente Davide ha accettato questa sfida. Io ti ringrazio per aver scelto me. Io ho chiamato la nostra voce ufficiale di Radio Free Music e ringraziamo anche Daniele Bellavidi che naturalmente ha suonato per noi. Allora, bravi, ragazzi, facciamo un paio di domande. Grazie, davvero. Allora, dagli la casa. Bellavidi è lì e Davide là.
tu c'hai, dovete, ecco lì. Allora io volevo dire che intanto Daniele della scuola Green Music School di Segrate, dimmi se è tutto corretto, e il tuo maestro si chiama Antonio Gullotto, e qui presente il maestro, lo salutiamo, c'è? Il maestro Gullotto? Buonasera maestro, se c'è. Lo vedi tu? Comunque lo salutiamo, ha un bravissimo allievo. Senti, velocemente, quando hai iniziato a suonare? Io suono da 4 anni e vorrei fare veramente un ringraziamento non soltanto per questa serata che mi avete permesso di fare, e quindi ad Aido, a Radio Music School, ma anche alla mia scuola Green Music School, al maestro Antonio Gullotto e al maestro Giuseppe Melli, che non è qui. Bene, grazie. Grazie a te, Daniele, grazie. Davide! Un po' emozionato, perché lui non voleva parlare. Io voglio ringraziare Aido, Radio Green Music Web, Ignazio, te, grazie per questo invito. No, vabbè, grazie a voi che avete reso questa cosa speciale, quindi grazie a tutti gli artisti, veramente, un applauso. Noi non la ringraziamo mai nessuno. Ringraziamo Simone Gallo. No, mai tardi, mai tardi. Un applauso a Simone più forte. Mai tardi. Grazie davvero a Davide Danilo, il pianista Daniele Bellaviti, grazie! Vai. Grazie, andate pure. Ora tocca a te. Tra il pubblico? Devi. Scusate. Adesso abbiamo un'altra donzella. Okay. Due maschietti. Una voce bellissima. Adriana! Te l'hanno mai detto così come il film di Rocky? È una condata da quando vado ad alimentare. Sì, me l'hanno detto, ma non importa, dai, fa ridere, ci sta. Ciccanti. Ciao Adriana. Mi canto due pezzi che ho scritto io, il primo si chiama Stavolta e il secondo si chiama Iglu. L'altra volta, ah no, scusa. Quello non l'ho ancora scritto, si chiama Iglu. Bene, non vogliamo ascoltarti. Adriana! Grazie. Il primo pezzo racconta le sforzi sui palchi, come tutti i ragazzi hanno fatto questa sera, quindi vi invito a fare un altro applauso a tutti i ragazzi che sono svegli. E niente, ve lo racconto così, stavolta. Forse la risposta a tutto si nasconde nelle nostre ombre, o forse non esiste legge ed è tutta solo una stupida nostra. Forza, subiti, ti mostra un'ultima volta, dimostra quello che sei, pure sei al posto. Se gioco una posta, da adesso sei molta, conta su te stessa, almeno. Subiti, ti mostra un'ultima volta, dimostra quello che sei, pure sei al posto. Se gioco una sono un gioco, si va bene però frena, se ne valga la pena, se ci ha messo il cuore non serve catena, manda, se le tue mele sempre parla, io vivo una vita che valga la pena solo a raccontarla, dipende dai punti di vista, si muovono anche un po' di TikTok, tagli di vita vera, diretti in vena, lo sembra la sera, scacco matto detto, fatto leggi inganno, vedo, vado sento, a volte non si vede fuori, ma se l'ho già capito da dentro, non esiste spazio e tempo se io ci sono a questo momento, se ciò che tutto sai, difficilmente me ne pento, forza, su metti ti mostra, un'ultima volta, ti mostra quello che sei, pure sta al posto, se gioco una posta, da adesso sei molta, tutta su te stessa, almeno. Sometti, ti mostra un'ultima volta, ti mostra quello che sei, pure sta al posto, se gioco una posta, da adesso sei molta, tutta
le basi in spia e anche fuori, grazie. Il prossimo pezzo si chiama I Blu ed è un pezzo che racconta un po' il mio essere diventata fredda in relazione a quello che succedeva fuori, no? Io sono una persona molto calda, penso che si veda abbastanza, si percepisca, però diciamo che le cose che mi sono successe mi hanno fatto diventare un po' fredda come difesa. E ci ho scritto un pezzo, sempre con un occhio positivo, racconta una passeggiata notturna, ma con un occhio all'alba che tornerà a sciogliere questi ghiacci. Questo è di lui. Insomma, questo è il mio genere preferito. Do il benvenuto a Gianluca Militello. Dai, 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 fatelo bene, fatelo bene. Ciao, ciao, benvenuto. Gianluca, come stai? Tutto bene, grazie. Cosa ci farei ascoltare di bello? Mi farò ascoltare un brano che si chiama Colpevole, poi la cover delle cover che ascolterete in una versione particolare che uscirà presto nelle piattaforme streaming. Quindi il titolo no. Cosa brano? Allora andiamo direttamente. Scusa, se ti abbiamo fatto delle domande, scusaci, non volevamo. Allora, signore e signori, Gianluca Militello. Grazie. Provato con quel
Allora. Se non si è capita, non parte la base. Non parte la base. Questo qua adesso partirà. Devi stare tranquillo. Devo decidere quando. Poi le battute le faccio io, assolutamente. No, sei fighissimo. Povero Gianluca, proprio alla fine. Io voglio un applauso per tutti gli artisti, ragazzi, perché uno meglio dell'altro. Sono stati bravi, veramente, non perché sono per noi, ma sono bravi tutti. Ok, ce l'abbiamo, ce allora, l'abbiamo. Vai! Quando, via, vai. Via! Grazie. Adesso è, ma quando? Chi l'ha detto quando vuole Tony Renz? La mia amica Angela, scommetto. Chi l'ha detto? Angela? Bellissima signora. Eh? No, perché cazzo? Sta facendo così. Scusi, non vedevo il pollo. No, è Angela, ha detto. Angela, sei tu? Se n'è andata adesso, Angela? No, ho sentito proprio sulle battute tipo... Allora, io non la farei, tu che pensi? No, assolutamente. La fai a cappella? Ah, No. La musica, swing, perché questa passione per lo swing? Vai, lo swing. Hai iniziato tutto all'età di 14 anni. Ferma, ti sembra che stai in barca, fermati. L'agitazione di aspettare quando arriva la base. No. Povero Gianluca, ha ragione. È iniziato all'età di 14 anni, quando hai iniziato a studiare canto, e per la prima volta nella mia vita ascoltai Frank Sinatra, e da lì è nato l'amore. Bello, bello. Hai avuto una storia con Frank Sinatra? Magari. No, come fai? Nel senso... Ce l'abbiamo, la base, così noi ce ne andiamo. Allora, devi sapere che lui è l'ultimo artista in scaletta, succede sempre così, all'ultimo... È l'ultimo, Sì, è vero. Cioè... Non so, quanto l'ho chiesto da solo, che ero l'ultimo. Ma perché, sei l'ultimo perché? Perché hai un genere anche molto by night, no? Sì. Quindi... Night. Good night, sì. Ce l'abbiamo, possiamo avere una voce, se ce l'abbiamo o no?
Sì o no? Vuoi ballare un pezzo nel frattempo? Sì o no? Vuoi fare dei palleggi, delle cose? Una coreografia TikTok, qualcosa. Ma hai mandato la base? Sì, l'avevi mandata. Ah, ecco. Vuoi provare a spostare quell'asta e metterla? No, guardate, perché uno dice che io so. Tirala su però. Ah, quella. Ma vai, mettila ora, vai. Ci siamo o non ci siamo? No. Vedi, neanche lei si può. Come? Bravo io quello, invece no. Se è pronta, ce la fate partire, noi ce ne andiamo automaticamente, no? Che dici, Simone? Io ho una cena dopo. Anche noi, appunto, dovremmo mangiare qualcosa. Bene, ringraziamo Gianluca che è stato con noi. No, adesso aspettiamo, allora, al massimo 2 ore poi ce ne andiamo, se non parte. Massimo 2 ore e mezza. 2 ore. Cantiamola noi. Ma che bello, il pubblico che diventa interattivo, è una cosa stupenda. My Way. È che puoi scegliere. Intona My Way, intona My Way, se no la sembra. The end is near. Con le mani, con le mani. And so I face. Bravi. The final curtain. My friend. My friend. I said clear. Qualcuno con la luce benissimo. I said my case. Oh, which I'm certain. I plan each other course. Each and all step. Along the byway. And more. Much more than this, I did it my way. Ammazza che voce che c'ha, oh! Bravo! Ok. Cioè, ci siamo dimenticati che dovevi cantare quando. Quindi, volevo provare il tanto qua così, almeno se non c'è, almeno l'ho fatta capire. Ci date un cenno se parte o se non parte? Hanno rubato il computer. Non gliela fanno, qualcuno ha detto in romano. Non gliela fanno. Qualcuno in romano l'ha detto. Ah, ti è piaciuta? Siamo mozzificati. Non ti non succede. Però mai. È il bello della diretta. Certo. Come ma, diceva... ma lui è spaccato. Rifai My Way in italiano? La mia no, direzione? No, puoi vai. Fare quando. Quando a cappella? Si può fare, certo. Sì, dai. Fa la cappella, vai. Proviamo. Va. Diamogli il tempo però, via. Tell me when will you be mine? Woo! Tell me quando. Love by John, I love and cool. Non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì. Più forte il tempo. Sì, ti stava cantando. Devi dirlo perché. Let me show you the way. La mia vita senza te. Tell me when will you be mine?
lasceremo mai. La donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule, perché grazie a questo dono, come ben sappiamo, si possono salvare delle vite, ma se ne possono anche creare di nuove. Infatti parliamo di un caso, Albina Verderame, che è stata la prima donna ad aver ricevuto il trapianto di un utero e poi ha messo alla luce una bambina. Che si chiama Alessandra, proprio come la sua donatrice. E tu l'hai intervistata. Ho avuto questo onore di poterla intervistare, lei ha accettato l'intervista con entusiasmo sapendo che sarebbe stata trasmessa proprio questa sera con il pubblico. Mi vedi, ci sono io? Ce la vediamo subito. E allora buona visione. Ci vediamo tra poco. Con Albina Verderame, che è la testimonianza di come un dono con amore fatto da una donatrice prima, naturalmente tempo fa, ha fatto sì che una donna sia felice e sia nata un'altra vita. Albina Verderame è proprio colei che è stata la prima in Italia, Albina correggimi naturalmente se sbaglio, a ricevere il primo trapianto di utero, e sei la sesta nel mondo, dimmi se tutto è corretto. Giusto, corretto. Tu abiti in Sicilia. Sì. Sei di Gela e l'intervento dell'equipe medica è stato effettuato a Catania, giusto? Sì. Allora, raccontaci di questa tua testimonianza, anche della tua bambina che porta il nome della donatrice Alessandra, ma raccontaci come hai deciso di ricevere anche questo trapianto e sapere questa cosa, come l'hai accettata e come l'hai affrontata. Perché la tua testimonianza adesso, questa sera è in onda, diciamo, è trasmessa questa sera il 15 d'ottobre a questa serata che si chiama appunto La Musica del Cuore, in cui parliamo anche con AIDO, che è questa associazione che tu senz'altro conoscerai, che promuove la cultura della donazione degli organi. Quindi ecco, parlaci un po' della tua avventura, tra virgolette, di come hai accettato questa situazione e la gioia anche di ricevere questa cosa, insomma. Allora, io sono nata innanzitutto con una sindrome molto rara, sconosciuta, che praticamente, breve parole, è non avere l'utero. Quindi io sono nata senza utero, o meglio, avevo un abbozzo uterino, ma non se ne poteva fare nulla.
Quindi ho scoperto questa sindrome all'età di 17 anni e lì, quando l'ho scoperto, il professore che me l'ha diagnosticata mi ha anche parlato della possibilità del trapianto, che allora era solamente sperimentale, ma in America, da noi non era possibile. Quanti anni quindi fa stiamo parlando, Elvina, più o meno? Stiamo parlando di 14 anni fa. Ah, quindi era una cosa... 21, sì, 14 anni fa. Giovane, cioè eri giovane. Avevo 17 anni. Era una ragazzina, e quindi c'era questa possibilità che ti fu proposta, ma eri poco più di un adolescente. Mi ha detto Albina, non ti scoraggiare, chissà, magari tra un decennio arriva pure da noi e anche tu potrai farlo. Infatti quelle parole per me oggi sono, boh, non lo so, come se fosse stato un angelo, no? A dire prima quello che poteva succedere, che poi è successo oggi. E quel sapere che poteva esserci la possibilità del trapianto per me è stato sempre come l'ancora di salvezza, tant'è che un giorno per caso io sono entrata su un social, Facebook, e ho visto trapianto di utero, candidarsi per essere una, cioè poter avere questa possibilità. Io non ci ho pensato due volte e ho subito mandato una mail per poter fare un incontro. E subito sono stata contattata, ovviamente ho fatto un colloquio con dietro tutti, ovviamente, i requisiti che ci devono essere per poter essere comunque una ricevente, perché non tutte possono farlo, ci devono essere delle situazioni di, certo, sì, specifici. Io grazie a Dio ci sono rientrata, ovviamente ci sono vari step. Cioè, soprattutto la crioconservazione dei propri ovociti all'inizio, perché dopo non si può fare, la donazione dell'organo, quindi la donatrice per noi in Italia deve essere per forza la donatrice cerebralmente morta, quindi è importante fare la donazione degli organi, perché a me mi ha portato a svolgere tutto questo, grazie a lei soprattutto, grazie alla mia donatrice. Bene, ascolta, Albina, come ultima domanda, non ti faccio una domanda, ma ti chiedo semplicemente un appello al nostro pubblico che è in sala, quindi questa intervista diventa una testimonianza di solidarietà, fare un appello a tutti per sensibilizzare a questa cultura di donazione organi, a te la parola. Allora, io dico doniamo tutti, perché la donazione è vita, è la vita che, ok, da una parte finisce per un determinato destino, ma dall'altra, se noi diamo il nostro sì, può continuare in qualche modo, anche nel ricordo, anche in quello, nel filo invisibile che dico sempre io, no? Nel mio caso non è stato un trapianto salvavita, ma... per me personalmente io dico che mi ha salvato la vita, e doppiamente, perché mi ha fatto provare tutto ciò che si prova una donna normale, dalle cose più veramente più normali che ci siano ad avere una gravidanza, a portarla io personalmente, vivere tutte le emozioni che tutte le donne vivono, e quindi dare anche la vita a mia figlia e quindi far nascere una seconda persona. Quindi per me è stato doppiamente un salvavita, una rinascita. E se tutto questo è possibile, è stato possibile, è stato grazie al suo sì che ha dato quando era in vita, e che ha fatto in modo che altre persone oltre a me vivono, quindi, perché ovviamente gli organi di Alessandra non hanno preso solamente l'utero, ma anche tutti gli altri organi che hanno aiutato altre persone. Quindi la donazione degli organi è fondamentale, soprattutto per, ovviamente, quando c'è un trapianto salvavita, perché lì è ovviamente più sentito. Bene, Alessandra, io ti ringrazio. Sicuramente ci sarà un grande applauso e ti manderemo, non so, spero, la registrazione, per questa cosa che è stata emozionantissima per me sentirti e parlarti. Grazie per la tua disponibilità, anche a tuo marito, vi auguriamo il meglio di tutto.
e magari anche un fratellino o una sorellina per Alessandra a questo punto, le dai un abbraccio da parte di tutti noi, che è la prima e naturalmente anche a voi, la prima bimba nata da un trapianto, che è una cosa straordinaria. La scienza sta arrivando, sta facendo dei grossissimi passi avanti. Un abbraccio grande, grazie ancora. Ciao Alessandra. Grazie, bambina. Grazie. Arriviamo, eh? Arriviamo, sì, sì. Grazie, grazie Sara per questa intervista, grazie, questa testimonianza pazzesca, bellissima. No, è stato bello intervistare Albina, devo dire, molto emozionante. Bene, cominciamo la seconda parte della serata con gli altri. No, chi ha detto no? Ci sono dei maghi e dei circensi che aspettano. Qualcuno ha detto no. No, allora dobbiamo vogliamo ringraziare e salutare le persone che sono qua con noi. Comincio chiamando Luca Mosconi, presidente sezione provinciale Aido Milano. Eccolo, poi Claudio Granelli, presidente del gruppo comunale Aido Segrate. Poi c'è anche Marco Minali, consigliere provinciale referente formazione scolastica. Se può salire, se vuole salire, ci fa piacere. Salutiamo il comune di Segrate che ci ha dato una grande mano per avere questo teatro. Grazie comune di Segrate. Buonasera, benvenuti. Buonasera Claudio, buonasera Luca, buonasera Marco, grazie. La chiamo adesso quella persona o stiamo un attimo con loro? No, la chiamo adesso. Quale persona? Quello là che deve salire, che non può. Dai, sennò si spaventano. Lo chiamiamo. Vai. Ignazio, vieni su con noi, Ignazio, vieni. Ignazio, direttore della radio. Dove sei? Che bello. Il sosia ufficiale di Jerry Calabria. Eccolo qua. Prego. Vai, Luca, prego. Buonasera Luca. Microfono? Accendiamo il microfono, Luca. No, non ti fare niente, prova. Prova, ok. Ok, grazie. Vai Luca. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Veramente grazie ai presentatori per questa e all'organizzazione di questa serata, di questo evento, che è stata veramente fantastica. Complimenti a tutti gli artisti e giovani artisti che si sono esibiti questa sera per noi, li ringrazio davvero. Vorrei che tutti facessimo ancora un grande applauso. Grazie a tutti i giovani artisti, la giovane artista che si sono esibite, hanno cantato, hanno suonato per noi in questo inno all'amore, alla vita. Perché Aido, credo ormai l'abbiamo capito, l'abbiamo sentito nelle testimonianze, dalla presentazione di Sara, che ringrazio, perfetto. Grazie. Ha ricordato il nostro 50° anniversario come Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule a livello nazionale. L'anno prossimo compiamo 50 anni, 50 anni di vita, perché l'Aido, riassumendola in una parola, vorrei ricordarla, vorrei associarla alla parola vita. L'Aido è vita, spesso veniamo associati alla parola morte, è vero, la donazione, il trapianto e la vita che continua di una persona, di tante persone, deve esserci attraverso una donazione. Quindi da una morte c'è una rinascita di tante persone che potranno beneficiare grazie al trapianto di poter continuare la propria vita, di poter continuare a godersi gli affetti familiari, veder crescere i figli, i nipoti, tornare al lavoro, a una vita normale, a fare sport. Questo è il trapianto che per essere effettuato c'è bisogno di una donazione, e questa donazione è possibile grazie al sì che ognuno di noi può esprimere in vita. Un sì forte, una scelta consapevole che ognuno di noi può decidere, può scegliere di compiere, questa scelta di estrema, direi, altruismo, generosità, gratuità, un sì alla vita, perché da una donazione c'è la possibilità del trapianto e dal trapianto c'è la possibilità di continuare a vivere per tante persone. Questa sera vi ringrazio di aver portato questo video, è la prima volta che lo vediamo, questa intervista inedita davvero, che racconta una
una storia vera, il primo trapianto di utero in Italia, che ce ne sono stati pochissimi a livello mondiale. E quindi volevo, ripartendo da quello che dicevo prima, l'AIDO lo associamo alla parola vita, perché come ha detto Albina, grazie a quella donna che è andata incontro a morte cerebrale e quindi ha deciso di donare i suoi organi perché aveva espresso il proprio consenso alla donazione in vita, lei ha potuto beneficiare del trapianto di utero, andare incontro a una gravidanza, a vivere come diceva lei. Mi ha colpito molto le sue parole che diceva: ho potuto beneficiare delle emozioni, della gioia che ogni mamma ha il diritto di vivere, che è quello della gravidanza, e grazie a questo ha messo al mondo una persona, quindi una vita che non c'era neanche, quindi non ha consentito a una persona di continuare a vivere grazie al trapianto, ma ha dato alla vita, ha messo alla luce una nuova persona che non c'era neanche. Questa secondo me è la straordinarietà della donazione di organi che tutti noi diffondiamo come AIDO a livello nazionale da 50 anni. Grazie Luca, diamo parola anche a grazie Luca. L'ultimo ringraziamento davvero a tutti gli organizzatori, come ha detto, all'amministrazione comunale di Segrate che ha creduto in questa manifestazione, in questo evento che ha patrocinato, ad AIDO Segrate che ha il più giovane presidente di gruppo comunale di tutta la nostra provincia, città metropolitana di Milano, Claudio Granelli, un'energia, un entusiasmo, un vulcano di idee, e lo ringrazio davvero lui e tutti i volontari del direttivo di AIDO Segrate. E poi lasciamo la parola anche a Marco che ha una bella testimonianza da raccontarci. Grazie. Un attimo, grazie, diamo la parola grazie a Luca Mosconi, presidente sezione provinciale AIDO Milano. Diamo parola un attimo a Claudio Granelli, presidente del gruppo comunale AIDO Segrate. Claudio, vai. Ciao a tutti, spero che vi siate divertiti, spero che sia divertito anche chi sfortunatamente per qualsiasi impegno si è dovuto andare via prima. E non so cos'altro aggiungere sinceramente, nel senso vorrei fare un altro applauso a Luca.